americana a Fiumicino. Oggi lo stadio Cetorelli ospita la gara di atletica organizzata dall'ASD Villa Guglielmi. Una gara molto particolare, una gara a sfinimento, dove gli atleti si sfidano veramente fino all'ultimo respiro. Una gara che è sì di runner, ma strizza l'occhio al ciclismo. Vediamo perché. Presidente, ci spiega perché un'americana a Fiumicino? In effetti è vero, perché l'americana non è d'Italia, non è di Fiumicino, ma è un'americana. Nacque con il ciclismo a metà del Novecento negli Stati Uniti d'America, poi nei primi anni Ottanta del secolo scorso fu traslata all'atletica leggera anche in Italia. È una gara tutta particolare, non c'è cronometro, ma c'è testa e gambe. Si vince con la testa prima che con le gambe, perché come se chi può vedere, anche lo spettatore, è una gara che si decide dando un'occhiata a cosa accade a destra, a cosa accade a sinistra, perché ad ogni giro di pista viene eliminato l'ultimo che transita sotto l'arco della partenza e arrivo. È emozionante per chi la vede e soprattutto è una gara nervosissima per chi la pratica. Il giro di pista, che è di 400 metri, viene diviso in due parti. I primi 200 ad andatura controllata, che lo fanno i tecnici in bicicletta a 5 km. Gli ultimi 200 metri, come si dice a Roma, si corre a manetta. Chi ha più intelligenza e chi si guarda a destra e a sinistra, l'importante è non essere ultimi, ma cercare di controllarli. Bisogna viverla. Oggi la pista del Cetorelli ha ospitato una bellissima gara di atletica, però ci sono anche delle novità in arrivo per la riqualificazione dello stadio, giusto? Sì, una bella iniziativa come tutti gli anni, un'ennesima iniziativa dell'Atletica Villa Guglielmi. C'è una buona notizia: dopo aver presentato un progetto ai fondi del PNRR ad aprile, oggi, proprio oggi, abbiamo avuto la notizia, abbiamo superato il primo step, quindi andiamo avanti verso la riqualificazione di quest'area, di questo stadio, e avremo finalmente una pista di atletica degna per la città di Fiumicino. E Ginevra Di Mugno è la regina di un'americana a Fiumicino 2022. Ginevra, allora prendi fiato. Vincitrice della categoria femminile della quarta edizione di un'americana a Fiumicino dell'ASD Villa Guglielmi. Due battute. Allora, io oggi sono venuta per allenarmi, in quanto io tra un po' dovrò andare a Yeyoff, sono stata chiamata dalla nazionale per partecipare ai 1500 europei e serve proprio una volata finale per una gara del genere. Sono felice perché era una gara divertente e diversa dal solito e ringrazio molto la società per averla organizzata, perché è sempre bello gareggiare. Ma tu sei giovanissima, quanti anni hai? Sono 2006, ne ho 16. Allora, in bocca al lupo per la tua prossima gara. Grazie mille.